Caterina Bottarilattes, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle Grazie, parole grazie. per raccontare un progetto culturale veramente plurale, nello stesso tempo veramente singolare, qual è la Fondazione Bottarilattes. Io ogni volta, Caterina Bottarilattes, desidero sempre ritornare un po' all'origine per chi non conoscesse questo progetto culturale. Da che cosa nasce la Fondazione Bottarilattes? Nasce dal ricordo e dal mio desiderio di far conoscere ancora meglio le qualità intellettuali e artistiche di Mario Lattes, di cui sono stata la seconda moglie. E vivendo con lui per 30 anni, so che fare una fondazione sarebbe stato per lui una cosa gradita e importante perché intanto, e con questo mi ricollego al giorno della memoria, Mario Latte si è laureato nel 1960 con una tesi sul ghetto di Varsavia, che è stata pubblicata da un editore svizzero negli anni scorsi e curata dal professor Giacomo Iori. Poi Mario Lattes è stato anche un importante e notissimo editore e anche un artista. Difatti, il 24 di gennaio, giovedì prossimo, alle 5:30 in via della Rocca 37, alla Galleria Don Chisciotte, che è della Fondazione, ci sarà una mostra che avrà proprio per titolo Non dimenticare. In quell'occasione verranno distribuiti copie del libretto che hanno fatto alcuni studenti del Gioberti, che ricordano in questo libro studenti e professori che hanno dovuto lasciare nel 38, a causa delle leggi razziali, la loro scuola. Ed è un progetto importante perché tra i tanti progetti che vengono realizzati per la giornata della memoria, è un progetto che pone anzitutto i ragazzi come protagonisti responsabili di un passaggio importante, cioè quello della testimonianza. Si è testimoni se si trasmette. Ecco, il dovere di trasmissione e di testimoniare la Fondazione Bottarilattes non è la prima volta che lo realizza, perché proprio come diceva poco fa lei, è il punto germinale della Fondazione, quello della testimonianza. Questo è estremamente importante, anche per me, se mi consente, noi passiamo un momento molto brutto. E potrebbe anche risorgere l'antisemitismo che in fondo non è mai completamente scomparso. E non solo l'antisemitismo, ma anche tante altre cose. E attraverso mostre, libri, si testimonia quello che è stato e si spera almeno che qualcuno si muova e faccia. Io ho detto che la fondazione è a disposizione di chi vuol fare qualcosa per migliorare la condizione umana. Lei dice parole importanti per migliorare la condizione umana, perché qualcuno si muova e faccia. Ecco, in tutto questo, ed è una condizione importante quella che lei ha detto, perché, per esempio, per il 27 gennaio, giornata della memoria, si sono fatte, si fanno, si faranno molte cose.
Alcune di queste cose sono un po' al confine di quello che è in effetti la sottolineatura di questa giornata dedicata alla memoria, perché qui, Caterina Botta Rilantes, dobbiamo intenderci sul senso, sul significato e sul valore della parola memoria, che spesse volte, in alcuni ambiti, ricordando il 27 gennaio, va a perdersi. Ma io per memoria intendo combattere, intendo anche trasmettere agli altri quelle che sono le convinzioni non solo mie, ma di tanti altri intellettuali, persone che sono interessate alla storia passata, alla storia attuale e che sperano soprattutto gli studenti che in futuro dovranno affrontare questa vita e questa storia. Affrontare questa vita e questa storia, Caterina Botta Rilates, si affronta in maniera razionale e responsabile solo avendo le uniche armi disponibili, cioè l'arma della conoscenza. Oggi si fa sempre più presente, la teoria dell'economia della conoscenza. Ah, sì. Quanto vale per lei l'economia della conoscenza come effetto, di testimonianza e di prospettiva sulla realtà sociale in preparazione di quello che è il domani? Per forza di cose non può essere che questo. Ma l'economia della conoscenza, secondo me, è ignoranza. Perché è sull'ignoranza che nasce il razzismo, l'antisemitismo e tante altre cose. L'ignoranza è la cosa più importante e purtroppo oggi noi viviamo un momento in cui la cultura, che è formazione, che deve cominciare nelle scuole e continuare nella vita di quelli che saranno grandi, come si dice, quando noi non ci saremo più. E se non continua, se è un optional, allora non va bene. La cultura conta molto per molte cose. E se la cultura conta molto per molte cose, Caterina Botta Rilates, oggi, dove sembra di vivere un tempo di iperconnessione, iperinformazione, quindi se io non so qualcosa posso pigiare un tasto ed essere così potente nel conoscere questa cosa. E sembra invece che la parola cultura oggi, tenendo conto anche di questo, del giorno della memoria, perché anche questo è cultura, non è solamente Certo, storia, è non è solamente perbacco. storia. Ecco, in che modo noi possiamo superare questo gap tecnologico che ci permette invece in maniera fittizia di essere così onnipotenti? Secondo me, mettendo anzi lo sguardo nella storia passata. Perché se guardiamo alla storia passata, ma direi anche a quella che stanno facendo e fanno archeologi, che hanno trovato delle cose straordinarie, vorrei farle un esempio attuale che però si collega all'antica Grecia. Durante il naufragio di una nave che portava profughi in cerca di aiuto, sono stati trovati nel fondo del mare degli abiti e tirati fuori si è scoperto che appartenevano a un bambino che in tasca aveva la sua meravigliosa pagella. Questo bambino diceva in qualche modo, ecco chi sono io e voglio aiuto. Purtroppo è morto, ma questa cosa,
si ricollega al ritrovamento di un vaso dell'antica Grecia quando la Grecia stava colonizzando. E questo io credo che sia, questo credo sia una cosa da mostrare, da far dire. Io ho delle conoscenze anche fra gli archeologi, gli studiosi di storia, eccetera. Io vorrei che, mettendo la fondazione a loro disposizione, fosse possibile, diciamo le cose come stanno, migliorare questo tremendo momento che stiamo passando e che non succedono più cose come la Shoah o come quello che sta succedendo adesso. Caterina Bottarilates, queste parole che abbiamo ascoltato rendono il progetto della Fondazione, rendono il giorno della memoria, il giorno della memoria non qualcosa del passato di cui bisogna raccontare, ma rendono quella pagina nera della storia molto attuale, nell'esempio che lei ha raccontato di questo bambino che non è riuscito ad arrivare alla meta, e con questa storia della pagella che ci ha commossi tutti, e anche quella connessione che lei così in maniera saggia ha trovato con il ritrovamento nel vaso dell'antica Grecia, perché tutto è connesso, tutto ha un senso e tutto ha un significato. Siamo noi che dobbiamo cercare questi significati, e questo vuol dire riportare la storia al mondo di oggi. Forse è anche un po' quello che Caterina Bottarilates, forse devono fare gli storici, devono fare gli intellettuali, certo. Far sì che la storia resti contemporanea raccontandola sempre di più. Certo, sono perfettamente d'accordo con questo. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, in occasione della giornata della memoria, l'ha già ricordato poco fa Caterina Bottarilates, la mostra dedicata a Mario Lattes, intitolata Non dimenticare, allo spazio artistico di Torino, allo spazio Don Chisciotte. Giovedì 24 gennaio, si apre la mostra, che sarà aperta fino al 23 febbraio. E il progetto Non dimenticare e vede tra le varie collaborazioni anche quella dei ragazzi del liceo Gioberti. Però prima di salutarci non possiamo non parlare, Caterina Bottarilates, di una presenza la più conosciuta della Fondazione Bottarilates, ovvero la 19ª edizione del premio Lattes Grinzane, che è già partito verso l'edizione 2019. Sì, io sono veramente contenta e orgogliosa di avere un grandissimo scrittore che ha accettato di venire nella Langa, non in Piemonte, nella Langa. È uno scrittore notissimo in tutto il mondo, tradotto in tante lingue e purtroppo è ancora segreto, ma il 12 aprile ci sarà la designazione e ci sarà il nome di questo grandissimo scrittore. Ma la sostanza di un premio letterario poggia sì su un progetto culturale come quello della Fondazione Bottarilates, che ha preso in mano l'eredità del Grinzane Cavour. Ecco, però poggia, come diceva poco fa Caterina Bottarilates, anche su personaggi, su scrittori notissimi, ma il percorso, se guardiamo indietro a quello che è stato, quello che è il fondamento di questo premio, è anche la scoperta per noi lettori di scrittori che non hanno una così grande notorietà, ed è questa la sostanza del premio. Poi certamente personaggi importanti, come non ricordare per esempio Caterina Bottarilates, mi emoziona ancora adesso ricordare le parole che Amos Oz ha detto al premio Bottarilates. Certo, difatti noi abbiamo in mente di fare un ricordo di Amos Oz, che ho avuto il piacere di conoscere e che è stato veramente
grande, anche perché la sua Lezio è stata utilissima e dedicata ai giovani, perché il premio Bottari Latte Sgrinzane è un premio che ha due parti, una in cui vengono designati 5 finalisti che saranno scelti da ragazzi che frequentano le scuole superiori di tutta Italia e anche di una scuola straniera. E il nostro premio, secondo me, è importante proprio anche per questa prima parte, perché i giovani che scelgono sono degli studenti e questo conta molto. Fossero anche non studenti, non importa, ma noi sappiamo che se le scuole partecipano, a questo conta, la scuola conta moltissimo. Caterina Bottari Lattes, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Qual è, scusi, non ho capito bene. Qual è il libro che sta leggendo in questi giorni? Sto leggendo L'assassinio del commendatore di Murakami e anche L'uomo bianco di Ezio Mauro, due cose completamente diverse perché uno è un saggio e l'altro è un romanzo. E sono molto interessata a tutte e due. Intanto noi ringraziamo Caterina Bottari Lattes del tempo che ci ha dedicato per raccontarci di questo progetto dedicato alla giornata della memoria. Non dimenticare che si apre giovedì 24 gennaio lo spazio Don Chisciotte. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori il sito fondazionebottarilattes.it per avere tutte le informazioni per quanto riguarda questo appuntamento e poi per tutte le plurali attività della Fondazione. Grazie ancora Caterina Bottari Lattes. Grazie a lei. Buongiorno. Buongiorno.